Il Catania ha sostituito il numero 33 Ciro Capuano con il numero 14 Giuseppe Bellucci. Il Catania ha sostituito il numero 8 Paolo Ledesma con il numero 19 Adrian Ricchiuti. Il Catania ha sostituito il numero 10 Francesco Lodi con il numero 12 Giovanni Marchese e il numero 22 Pablo Alvarez con il numero 20 Fabio Sciacqua. Il Catania ha sostituito il numero 3 Nicolas Spolli con il numero 18 Blasi Agusi e il numero 17 Alejandro Gomez con il numero 15
Sergio Chieco. Ci sono, come spesso sta accadendo, tanti cali di tensione perché si vede nelle piccole disattenzioni, anche in fase di disimpegno, in fase di appoggio, che sicuramente a certi livelli non puoi permetterti. Prego. Sicuramente non fa piacere perdere davanti al pubblico, specialmente dopo un montone di stazione, veramente abbiamo fatto bene, abbiamo fatto le cose che ci ha detto il nostro allenatore. Penso che alla fine una squadra che non vince del calcio, però l'importante è che il calcio d'agosto è questo, ora la prossima settimana bisogna pensare alla partita con, penso, in Brescia, che vinceva 3-0, una partita importante, pensiamo di giocare bene e di passare tutto. È sembrato una squadra un completo di Catania, manca qualche cosa che si vede. Ma queste sono cose che deve domandare a chi compete. Noi facciamo quello che il allenatore ci chiede e pensiamo e speriamo di farlo bene. Penso che oggi ci sia vista delle buone cose e poi il risultato alla fine ci penalizza. In qualche momento sembra forse non avere moltissime idee. Ma ti dico, in campo non era così. Loro forse hanno preparato la partita non facendo, marcando ogni parte del campo, però quando abbiamo trovato le occasioni per muoverci penso che si sono viste quelle cose. E comunque questo, diciamo, è un buon viatico per fare qualcosa di positivo in campionato oppure di demoralismo? No, cioè, ma ci sono motivazioni importanti? Sicuramente, non è che una partita di estate possa condizionare l'andamento di una stagione che ancora deve iniziare, sicuramente è una sconfitta, penso giusto che sia venuta ora nel periodo estivo, non quando ci sono i 3 punti, perciò penso che tutto sommato quest'anno ci deve avere delle grandissime soddisfazioni. Pensi che la squadra stia risentendo più del dovuto dall'assenza di Silvestri? No, ormai Silvestri ha fatto parte di un'altra squadra, faccio in bocca al lupo, ora bisogna guardare avanti.